Migliora per la prima volta dopo 5 anni il giudizio delle famiglie italiane sulle proprie condizioni di vita, soddisfatti soprattutto i giovani. Lo è oltre la metà di chi ha tra i 14 e i 19 anni. Meno contenti gli anziani, tra gli ultra 75enni lo è solo 1 su 3. Certo, i problemi restano. In cima alla classifica il rischio criminalità, seguito da inquinamento, traffico, difficoltà di parcheggio, strade sporche, pochi mezzi pubblici e rumore cittadino. Questioni che sembrano però incidere meno rispetto al passato. Altri report però, anche della stessa Istat, raccontano invece un'Italia alle prese con non pochi problemi, soprattutto sul fronte occupazione, economia, paura del terrorismo. Com'è possibile? Quella che viene pubblicata oggi è una statistica che tiene conto delle percezioni soggettive. Ora, soggettivo non significa fallace, tant'è che questo indicatore si è mostrato di essere molto sensibile alle variazioni della congiuntura. È diminuito rapidamente con il dispiegarsi degli effetti sociali della crisi economica a partire dal 2010-2011 e solo nel 2016 si comincia a registrare un aumento. Non si tratta dunque di inguaribile ottimismo degli italiani? No, di inguaribile c'è poco. A sua volta questo indicatore soggettivo potrà forse ripercuotersi su quelli oggettivi? Mi dà l'opportunità di segnalare come spesso degli indicatori soggettivi abbiano una capacità predittiva rispetto a degli aggregati economici. Per esempio gli indicatori di fiducia dei consumatori o gli indicatori di fiducia degli imprenditori sono quasi considerati anticipatori dagli addetti ai lavori di quello che sarà poi il ciclo economico.